È ancora con noi il Presidente del Consiglio regionale qui a pausa caffè, lei intanto ha finito il suo caffè e andiamo a leggere quali sono le notizie più importanti di apertura per quanto riguarda i quotidiani locali, per poi commentarle insieme a lei. Partiamo dal Messaggero Ostia Litorale, vediamo come apre oggi 21 settembre. Comune al via gli acquisti centralizzati, nei prossimi giorni il bando sulla Gazzetta Ufficiale, l'assessore al bilancio, così strappiamo prezzi migliori. Prima gara d'appalto per la pulizia di municipi e scuole, stimato un risparmio di 2-4 milioni. Vedete la foto al centro del Messaggero, il pass disabile di zia che è morta, ma è un ricordo. Scuse e trucchi per eludere i controlli, il caso a Ostia, 300 tagliandi sequestrati dai vigili. La notizia anche di Anzio, tafferugli al porto per l'arrivo di materiale destinato alla centrale. Abruzzese, qui Anzio parliamo di porto, ovviamente tafferugli al porto per l'arrivo di materiale destinato alla centrale, è una notizia diversa, però volevamo sapere l'impegno del Consiglio regionale per quanto riguarda la realizzazione del porto ad Anzio, un ampliamento di questo. Sì, è un impegno che fa parte della nostra agenda, quindi si sta portando avanti questo tipo di progettualità e quindi è un impegno che noi vogliamo mantenere con i nostri elettori. Quindi non capisco perché ci siano questi tafferugli, perché mi sembra che l'iniziativa è buona, insomma, su questo tipo di problema. Abbiamo parlato nella prima parte di Pausa Caffè con lei della sanità regionale, ovviamente meritava ampio spazio. Abbiamo parlato anche delle altre leggi della scuola, ovviamente del federalismo. Quali sono i prossimi impegni del Consiglio regionale? I prossimi impegni sono quelli di intanto di far, come Presidente del Consiglio, di stimolare le commissioni a produrre e da esaminare le proposte di legge che sono state presentate, sono circa 56 proposte di legge, e poi di aprire un dibattito serio anche in Consiglio regionale, un dibattito costruttivo per affrontare il tema sul federalismo, un tema che vedrà sicuramente la Regione, il Comune, la Provincia di Roma e tutte le province del Lazio, per trovare un momento di grande equilibrio, perché il federalismo è un sistema molto importante, un sistema che migliora la qualità delle istituzioni, migliora la qualità anche degli uomini che fanno politica, perché con il federalismo si seleziona la classe politica, perché vorrei ricordare che con l'applicazione di questo sistema tutte le regioni dovranno avere una capacità rispetto ad oggi diversa, cioè mentre oggi la potestà impositiva è in capo ad un soggetto, quindi il governo, mentre la spesa viene delegata ad un altro soggetto che sono gli enti locali territoriali o le regioni. E quindi manca una responsabilità e quindi avviene la famosa deresponsabilizzazione della spesa. Quindi questo aspetto chiaramente selezionerà molto la classe politica e soprattutto c'è un momento di risposta e di responsabilità diretta nei confronti dei cittadini. Quindi è necessario avviare questo confronto, soprattutto nei confronti dei comuni minori, dei piccoli comuni. Non dimentichiamo che nel Lazio i tre quarti dei comuni sono comuni inferiori ai 5.000 Certo. abitanti, quindi un grande problema, una grande finestra che si apre per cercare di far capire a tutti i sindaci di questi comuni di trovare un momento federale anche loro per unire i territori, non per sopprimere i comuni, che è una cosa importante, ma per unire i territori intorno ad un progetto unitario, quindi ad un progetto di erogazione dei servizi di qualità. Mi riferisco per esempio alla nitrezza urbana, al trasporto pubblico locale, alla polizia municipale. Io ho assistito
a confronti con sindaci che non hanno neanche un vigile urbano. Quindi è importante trovare questo momento di sintesi per garantire il servizio massimo al cittadino come un piano regolatore intercomunale. Quindi dobbiamo cercare di fare un passo in avanti, dobbiamo capire che qualcosa sta cambiando e noi dobbiamo guidare questo processo. Andiamo a vedere le altre notizie e poi torniamo anche con le grandi opere, a parlare delle grandi opere, qual è l'impegno appunto della Regione. Il taglio centrale del Messaggero, lo strozzino era l'amico del cuore, gli chiede un prestito, finisce sul lastrico. L'usuraio arrestato dalla polizia aveva ottenuto 5.000 euro, costretto a restituire circa 1 milione. A Nettuno l'Andrina nascondeva i latitanti sul litorale romano. Notizia di cronaca, la Dispoli, ladri armati di tombino assaltano di notte un bar, è la quarta volta. Dal Portuense al Guggenheim, la magia di YouTube, questo è il taglio basso del Messaggero Ostia Litorale. Abbiamo sentito le notizie di cronaca, ma io volevo chiedere a lei, le grandi opere, le infrastrutture, un altro importante argomento che riguarda la Regione Lazio. Sì, intanto io credo che per poter risolvere il problema che oggi affligge un po' tutti gli stati, in modo particolare anche la Regione Lazio, la difficoltà, diciamo, delle imprese, dell'economia, bisogna cercare di orientare la spesa pubblica sulla realizzazione di grosse infrastrutture, queste infrastrutture che devono in qualche modo ridare linfa e devono rimettere in moto la nostra economia. Quindi noi stiamo elaborando un progetto politico, lo ha annunciato già ieri il nostro presidente della Regione Lazio, Renato Polverini, Lazio 2020, per creare, diciamo, tutte quelle infrastrutture necessarie per il rilancio dell'economia. In questa fase abbiamo dovuto far fronte ad un risanamento del bilancio, abbiamo affrontato l'assestamento del bilancio per rimettere in linea i conti, quindi abbiamo dovuto stralciare dal bilancio quasi 500 milioni di euro e dal prossimo bilancio sicuramente ci saranno dei progetti mirati per dotare la Regione Lazio di infrastrutture importanti, soprattutto